Ok, eccoci qua. Ciao Paolo, come stai? Buongiorno. Bene, grazie. Buongiorno. Come sta andando questa quarantena? Intanto ringrazio te e l'editore Il Prato per questa intervista. La quarantena sta andando bene a metà, nel senso che sto ancora lavorando, torno in ufficio tutte le mattine, quindi esco e rientro, è una quarantena soltanto al 50%. Ho E capito. sta andando tutto sommato bene. Problemi penso che ne abbiamo tutti, non, è inutile ripetere Esattamente. cose che sono già state dette. La quarantena però mi ha fatto riflettere su una cosa. Pensavo a Star Trek, una serie che amo moltissimo, fin da quando avevo 15 anni. E penso ai reclusi nell'astronave, grande e attrezzata quanto vogliamo, però sono reclusi, stanno nello spazio, mica non possono neanche violarla. Perdonami, la quarantena, perché mica possono uscire nello spazio. Esatto. Eppure sono contenti di stare lì e a nessuno viene in mente di lamentarsi, perché stanno facendo quello che gli piace. Quindi voglio dire, al di là dell'immagine, no? La domanda è che cosa ci piace veramente fare? Siamo sicuri che le cose a cui teniamo stiano all'esterno, siano tutte quante fuori, che so, ecco, al giardino quando corriamo o al bar quando beviamo con gli amici? Forse ci sono altre cose a cui teniamo, magari è l'occasione di fermarci un attimo a riflettere. Certo. No, bellissima riflessione questa. Ringrazio. Ti volevo chiedere, come ti sei appassionato alla filosofia in generale? Tu ti occupi anche di filosofia, tra le altre cose. Com'è nata questa passione in te? Quella è stata colpa delle cattive amicizie. Io da giovane avevo molti amici che studiavano al liceo ed ero l'unico del gruppo a studiare invece all'istituto tecnico, per cui io non studiavo filosofia e loro sì. E vedevo che parlavano di cose e in una maniera che mi era completamente aliena, era tutto nuovo per me. E poi col tempo ho capito che più che le risposte che mi davano, che poi spesso citavano, magari a sproposito, cose che avevano studiato la mattina stessa, più che le risposte che davano, era il loro modo di affrontare le cose. Loro avevano un modo nuovo di vedere le cose, di fare le domande erano diverse, non tanto le risposte. E questo mi ha Certo. colpito tanto. E nel tempo poi ho conosciuto mia moglie, quella che adesso è mia moglie, e lei studia filosofia all'università e lì è stata un'esigenza proprio di vita o di morte a quel punto. Beh, lì poi con tua moglie parlate ogni giorno di filosofia? Sono E discussioni ormai la che i filosofia non è pranzi. più materia di studio, però mi rendo conto che sì, nell'impostazione c'è, per forza. Ho capito, ho capito. Per quanto riguarda un libro che tu hai scritto, si chiama La verità cammina con noi. Mi parli un po' brevemente, insomma, di come è nato questo libro? Qualche curiosità? La verità cammina con noi è un'introduzione al pensiero di Maurice Bellet, filosofo francese scomparso 2 anni fa, del quale gestisco il sito ufficiale in italiano. È un filosofo che mi ha molto segnato, non solo per l'impostazione generale. Lui vede la filosofia come qualcosa di pratico, è definito il Nietzsche francese, pensa. Lui, prete cattolico e psicanalista, ha definito il Nietzsche francese, quindi figuriamoci. E per lui la filosofia è qualcosa di molto pratico, di molto aderente alla vita. Deve trasformare la vita, se no non è filosofia. O ancora meglio, per dirla con Aristotele, se la medicina non è applicata al corpo non guarisce, non serve a niente, no? Studiarla. Per lui la filosofia è questo. E quello che mi ha molto colpito, per cui poi ho chiamato così il libro, è che per lui la verità non è un idolo. Lui cristiano alla radice, quindi in senso autentico, non teoretico, non di colui che timbra il cartellino alla messa la domenica mattina, ma di colui che vive il cristianesimo e non potrebbe essere niente di diverso. La verità per lui non è un idolo, non è una grande sfera che sta da qualche parte in attesa di essere scoperta dai filosofi. La verità è qualcosa che cammina con noi, che ci è vicino e che matura con noi, che cresce con noi, perché la verità, ecco, scusami il gioco di parole, è che il fratello, il nostro prossimo, ha bisogno del mantello qui ed ora. Domani forse no, avrà bisogno di qualche altra cosa. La verità di quello che facciamo, lui dice, il momento della verità è quando amiamo il fratello, non quando parliamo d'amore.
Noi di fronte al povero che ci rende la mano possiamo dirgli beati poveri e staremmo comunque citando il Vangelo e non è che staremo facendo una cosa strana. Oppure possiamo dargli ecco quello di cui ha bisogno e questa è la filosofia e questa è la verità che cammina con noi. Questo è Bellere, il motivo per cui lo amo. Forse si era capito da come ho descritto la cosa. Bene, grazie. No, è bellissimo. Questa riflessione mi piace un sacco e devo dire che la condivido, diciamo, personalmente anche come pensiero e stile di vita. E per quanto riguarda invece un altro libro che si chiama C'è un sole che si muore, come è nato invece questo libro qua? Forse è un po' diverso il modo in cui è stato concepito. Completamente diverso, direi. Questo è nato da. È anzitutto un libro di racconti noir, non un libro di filosofia. Ed è nato dall'osservazione che c'erano molte antologie di racconti regionali, c'era un'antologia di racconti toscani, una di racconti liguri, e non c'era un'antologia di racconti campani. Abbiamo pensato. Strano. È curioso, sì, in effetti, vista anche un po' l'inflazione del tema e dell'ambientazione, che un po' c'è sempre stata, un po' in questi anni è ancora aumentata. Con gli amici di Napoli Noir, il circolo di scrittori di cui sono socio, è nata l'idea di fare un'antologia di racconti campani. Infatti, porta il marchio Napoli Noir sulla quarta di copertina. E insieme a Diana Lama, che è stata la fondatrice dell'associazione, abbiamo dato il via a questa. Abbiamo messo insieme ecco, un po' di autori, di amici, di persone in gamba. E devo dire che a mio avviso è venuto fuori un prodotto che io reputo ancora oggi un piccolo gioiello. C'è la partecipazione di Diego Lama, che è stato premio Oscar Mondadori l'anno prima, la partecipazione di Francesco Costa, che ha scritto per il cinema. E che tutti quanti ricordiamo per L'imbroglio nel lenzuolo, per dirne uno, no? E di Ugo Mazzotta di Napoli Noir che ha lavorato per la televisione, insomma ci sono contributi di altissimo profilo e ci sono temi originali e mai trattati che vengono fuori nell'antologia, per esempio il racconto di Sibyl von Schulenburg che parla del feeding, no? Di quella dinamica relazionale che instaura fra due persone di cui uno è sovrappeso e l'altra non fa che solo alimentarla in continuazione. Ponendosi a volte degli forse di più all'epoca. Sì, ponendosi a volte degli obiettivi, tipo raggiungiamo i 400 kg di peso, e, insomma, è una cosa molto originale, molto intensa, ambientata a Napoli, anzi alle pendici del Vesuvio, molto bello. Per cui ancora oggi è uno dei libri a cui sono più affezionato, libro che ha visto una ristampa, tra l'altro. E insomma, sono molto contento di aver dato il via a questa iniziativa e di aver contribuito. Perfetto. Volevo chiederti anche un'altra cosa, perché tu hai scritto altri due libri in realtà, che si chiamano L'intransigenza e L'abiezione. Sono due gialli. Sì. E hanno come protagonista, diciamo, questo Dio perverso. Ma chi è secondo te oggi il Dio perverso? Il Dio perverso è una categoria della filosofia di Maurice Bellet, ancora una volta, ed è quella maschera che l'uomo mette alla divinità per impossessarsene e per pervertirne il messaggio. È il Dio cristiano per eccellenza, che dovrebbe essere Dio d'amore, e lo è per i cristiani, ma che in certa teologia cristiana diventa il Dio del dovere, per cui si deve andare a messa, si devono rispettare i comandamenti, perfino si deve amare per dovere, come se si potesse realmente amare per dovere. Ma poi chi vorrebbe essere amato di un amore come questo, no? Se io dicessi a una persona ti amo ma soltanto perché lo dice il comandamento, chi vorrebbe ricevere un simile amore? È un pervertimento assurdo, ancora prima che sbagliato profondamente. Ed è il motivo per cui poi tante persone si scagliano contro il cristianesimo, invece che perché insomma lo fraintendono. Ovviamente, perché si scagliano contro questa perversione del cristianesimo che è diffusissima, e è diffusissima tra gli stessi cristiani, che si infliggono sofferenza inutilmente perché ritengono che si debba essere conformi a delle, che ne so, a una certa immagine naturale dell'uomo o a una certa immagine dell'uomo retto, pio. E quindi si tratta di un pervertimento operato fondamentalmente dall'uomo, dalle persone, non riguarda Dio.
È una cosa che io cerco di denunciare nei gialli di cui ho parlato, appunto, di cui parlavi, l'intransigenza e l'abiezione. Ho cercato di fare due gialli filosofici, per carità, sono dei gialli e non sono trattati di filosofia, però diciamo la base del delitto, diciamo così, è il Dio perverso. Nell'intransigenza c'è una persona che delinque con le migliori intenzioni, che cerca di fare del bene e però, siccome appunto lo travisa, lo fraintende, poi compie qualcosa che non dovrebbe e ne pagherà il prezzo. Così, nell'abiezione, la vita di una persona viene rovinata da un'educazione cristiana malintesa e questo provocherà una certa reazione, perché ovviamente nessuna azione cade nel vuoto, come si dice in Oriente, e so che tu sei un esperto di questa cosa, quindi spero che non mi correggerai. E quindi prima o poi c'è il ritorno di fiamma, prima o poi si paga il prezzo di quello che si è sbagliato in precedenza. E questo per dire che, ecco, il Dio perverso oggi è la madre che dice al figlio lo faccio per il tuo bene e poi lo soffoca imponendogli uno stile di vita che non gli appartiene. E una madre può farlo anche quando il figlio ha 50 anni, non riguarda soltanto i bambini. Per cui noi ci portiamo al Dio perverso che non è una prerogativa cristiana, ma vale per tutte le istituzioni, le organizzazioni, per tutte le mentalità che si basano sul dovere e su coloro che detengono la verità. Per cui la madre sa cosa è meglio per il figlio, può imporre il dovere al figlio e lo fa per il suo bene. Quindi non c'è modo di uscire da questa gabbia dell'amore che tanti rapporti poi di coppia distrugge e tanti rapporti madre-figlio distrugge. Madre, ma così come padre-figlio, le dinamiche sono sempre le stesse. Ti volevo fare un'ultima domanda. Quali sono i tuoi progetti futuri? Hai dei libri in uscita? Qualche progetto? I libri in uscita ci sono, non so se riusciremo a rispettare i tempi vista l'emergenza attuale. Ci sarebbe in uscita a maggio l'albergo o del delitto perfetto che parla di violenza sulle donne, di femminicidio. E poi ho un altro romanzo in uscita a gennaio prossimo, 2021. Ripeto, poi le scadenze non so se riusciremo effettivamente a rispettarle. E Troppa verità. E poi c'è un saggio su Rupert Sheldrake, un biologo inglese che mi ha molto appassionato perché è molto originale ed è molto vicino alle posizioni filosofiche di Raymond Panikkar, l'altro filosofo di cui sono innamorato e che è stato il primo che ho cominciato a studiare seriamente per la tesi di laurea. Dovrebbe uscire alla fine dell'anno e parla appunto del suo pensiero, di come intende la scienza e di come il paradigma materialistico e meccanicistico sia superato. Cose di cui poi avevo anche parlato un po' nel mio precedente libro Le cose si toccano del 2011, poi le affinità ecco si scoprono man mano e adesso Rupert Sheldrake mi ha aperto la mente, mi sembra che sia un pensiero da studiare, da approfondire, ancora poco conosciuto in Italia. Per i progetti in itinere ho un romanzo breve che ho scritto da poco in uscita per l'editore Il Prato, il mio editore storico, che gentilissimamente lo metterà a disposizione dei lettori in download gratuito per questa emergenza che c'è. La lettura è una cosa, diciamo, ecco, volendo tornare a lamentarci, una delle poche cose che possiamo fare agevolmente da casa per distrarci. E Esattamente. pensare che insomma, editerà il mio libro mettendolo a disposizione gratuitamente, insomma, mi fa contento. Sono molto contento e sono fiero una volta di più che il Prato e Luca Parisato e Anna Piero Colli in particolare siano i miei editori storici. E poi, vabbè, lo sai, dirigo la collana ai 100 talli, sempre per il Prato, e spero di, ho appena cominciato, spero di poter dare un contributo importante. E poi Assolutamente. ti ringrazio. E poi c'è il concorso a scuola di Noir, che è un concorso di narrativa rivolto ai giovani studenti superiori di Sant'Antimo, il paese in cui lavoro. Abbiamo appena chiuso la prima edizione e pubblicato l'ebook, anche questo gratuito, sia in internet alla pagina scuoladinoir.blogspot.com, sia sulla pagina Facebook dedicata. E stiamo preparando la seconda edizione, spero a breve di lanciarla, spero prima dell'estate, ma sempre se sarà possibile. Sì. E concorso di narrativa noir, dicevo, ovviamente, non pensiamo male, sempre noir. Sempre noir.
mille per questa chiacchierata Grazie. in quarantena. E spero di vederti, di sentirti presto. Spero anch'io di tornare presto da voi in Veneto. Va bene, grazie mille, a Un presto. abbraccio, grazie.